tecnica para il codo. Listo. Now we're going to make the treatment for the lumbar area. Allora, andiamo a sbloccare in questo caso a livello della prima vertebra lombare, più rilassato che puoi. Lascia tutto abbandonato, perfetto. Non avere paura di cadere, faccio tutto e rilassati. Morbido. Bravissimo. Pancia sopra. Ok. Adesso pancia sopra sempre. Bravissimo. Vai, rilassato. Non mi incare, faccio tutto giù. Bravo, già è andata. Rilassa. Morbido. Abbandonato. Ok. Pancia sopra. Rilassato. Rilassatissima, faccio tutto io, morbido, morbido, bravo. Ok, più rilassato, morbido, morbido. Ok, ottimo, fino così. Ci metto in tasca, non mi aiutare, per l'avanti, così. Lasciati vedere, morbida, morbida, più rilassato che puoi, abbandona, abbandona. Brava, rilassa, inspira e fuori l'aria, rilassa. Morbida, morbida. Ok. Bravo, questo è un po' difficile. Ok, bene. Giù la testa, come stai più rilassato, la spiglia. Faccio io, non mi fa bene. A me non dai fastidio con i gomiti, non mi fa, la faccio tutto io. Rilassati. Giù le gambe, rilassati, faccio io morbida, inspira, fuori l'aria, brava, faccio morbido, ok, bene. Morbida, rilassa completamente il collo, brava, ferma, faccio io rilassi, morbida.
Roger che mento. Testa di qua per me. Rilassati. Io ti rilassa, tieni. Morbida. Per rilassare di poi. Bravo. Fa una bella ispirazione e fuori l'aria. Lasciati cadere. Bravo. Morbida, morbida con le gambe. Lasciati rilassare le gambe. Pancia in su e ti rilassi. Ok. Ok. Bravissima. Inspira, fuori l'aria. Brava. Rilassa un momento il braccio. Brava. Fermo così, abbandona tutto. Brava. Ok. Molto bene. Inspira, fuori l'aria. Bravo. Ok, bravissimo. Adesso lo trovo. Bravissimo. Adesso lo prendiamo un attimo a verificare. Tutto bene? Sì. Rilassa. Oh, facciamo un controllino qua. Questa. Morbida, morbida. Abbandono tutto, brava.
でしょ。Non avere paura di cadere, non fare nulla. Rilassato. Stendi le gambe. Ti rilassi. Perfetto. Benissimo, comodo comodo così. Bravo. E pancia sopra. Molto bene. Giù le gambe. Morbide. Perfetto. Vuoto la testa da questa parte, rilassa le spalle, gira da quest'altro lato, perfetto. Ora vamo a fare la manipolazione della cadera. In questo caso è la porzione dell'iliaco a schierda che va a necessità del trattamento. Entonces, vamos a preparar la paciente para hacer la técnica. Una técnica muy delicada, rápida, directa, que se hace. Inspiración y afuera. Ponemos el contacto con la mano, preparamos la paciente, relajada, y terminamos así la técnica. Del lato destro abbiamo una vertebra bloccata, in questo caso è la seconda cervicale, quindi siamo su un livello più alto. Chiediamo sempre alla paziente di rilassarsi ed effettuiamo la tecnica. Rilassatissima. Bravo. Morbida.
Allora, passiamo un attimino seduti. Vieni qua. Allora, più rilassata che fuori. Lascia la testa a me. Vieni, tu resta proprio bagnatissima. Rapido. Brava, fermati. Più rilassata che puoi. Morbida, morbida. Abbandonata. Ok. Adesso, piano piano piano, torniamo a pancia sopra. Stendi le gambe, rilassati. Bravissima. Stendi le gambe, rilassatissimo, morbido, morbido. Entrare. Una bella ispirazione e fuori aria. Ancora e fuori aria. Ok. Una bella ispirazione. Fuori. Brava. Inspira e fuori. Bravissima. Ancora. E fuori. Brava. Inspira. Brava, di giù. Comodo, comodo. Adesso, gira sul fianco di qua. Stendi bene le gambe, più rilassata che poi faccio tutto io, bravissima. Momento, ora c'è tutto il seguito. Bella direzione. Non ho mai rilassato. Morbido, morbido, lascia il piede. Bravissimo.
giù la testa, rilassata, dana, inspira, fuori e vai. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Con una piccola preghiera e poi l'informazione che faccio sempre. Se vi viene solletico nel viso, nelle braccia, nelle spalle, nelle gambe, mentre ho detto tutto questo è perché avete delle distonie che sono la vostra malattia. Perciò se vi è venuto solletico, datevi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personali o ve li fate fare da qualcuno che mi ha capito come farli. Bene, adesso inginocchiamoci davanti alla presenza del Signore e ai piedi di Gesù. Portiamo tutto ai piedi di Gesù. Padre Santo, nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno, vogliamo portare tutto quello che dentro di noi ci disturba, ci dà inquietudine, tutto quello che non funziona più. Padre, lo vogliamo raccogliere con le nostre mani, ovunque esse siano, sia all'esterno che all'interno, lo vogliamo buttare davanti ai piedi di Gesù, tutto, entrando dalla bocca fino all'interno, estirpando tutto il dolore, le difficoltà, le malattie che sono all'interno, fuoriuscire e con il pensiero buttarlo ai piedi di Gesù. Ai piedi di Gesù, visualizzando i piedi di Gesù. Ricordatevi che come lo buttate e lo buttate ai piedi di Gesù, Gesù male non se ne fa. Sta aspettando a voi che lo buttate per portarlo al nostro Padre Celeste. Padre Santo, benedici questa umanità, benedici chiunque in questo momento sta cercando di liberarsi da qualsiasi male, tumore, sciatica, dolori nelle spalle, nelle braccia, in tutto il corpo. Signore, benedici tutta l'umanità che possono trovare la gioia che è in te, in Cristo Gesù. Signore, ancora benedici me, la mia casa, la mia famiglia, benedici tutti quelli che in questo momento stanno adoperandosi per la tua gloria. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. La pace del Signore sia con tutti noi, cari, nella grazia, Dio ci benedica ancora quest'oggi. Oggi volevo presentare ancora il massaggio con il bastone a misura di quello che noi vogliamo, sia quello medio sia quello piccolo a mano, come vi ho fatto notare altre volte, dove c'è dolore, pressare con tutta la vostra forza, sentendovi precisamente con il dolore controllato. Controllato vuol dire che quando sentite molto dolore pressate di meno finché il dolore diminuisca. Normale, dopo 4 secondi il dolore dovrebbe diminuire in tutto il corpo, ovunque, nel cuore, nei polmoni, ovunque, nello stomaco. A volte sentite un dolore nello stomaco, c'è mal di gestione e allora nel punto che sentite il dolore pressate con tutta la vostra forza con questo bastoncino e dopo 4 secondi cosa succede? Succede che il materiale passa oltre la vescica, ovunque si trova, e va nel passo della digestione. Invece dove ci sono i dolori
nelle vene che portano l'ossigeno al muscolo o alle ossa, succede che con la digital pressione che facciamo, pressando, arriva al punto che il sangue pompa più forte e avviene il passaggio come lo spruzzo del cemento armato. Avete presente quando si fanno le gettate con il cemento, con la pompa? E così è il cuore, pompa sempre più forte finché arriva a destinazione designata, dove l'uomo mette in atto la pressione e il cuore mette in atto la pressione per sbloccare quella vena. Ecco, questo è il bastoncino piccolo, lo potete fare quando volete, questo è tascabile, io lo porto in tasca, nell'eventualità dovrei fare qualche massaggio a qualcuno durante la strada o nel cammino che sono durante il giorno. Poi ne porto uno anche in macchina di riserva. E poi se non c'è il bastone ci sono le dita o c'è il gomito, a volte lo faccio con il gomito pressando, vedete, pressando il punto dove c'è il dolore con il gomito e il dolore va via, dopo 4 secondi il dolore diminuisce. Poi c'è questo bastoncino, vedete, questa è la parte più grossa, ci ho messo una spugna e poi arrotolato uno scotch, è uguale, quello che volete, nastro adesivo, bianco, rosso, verde, non è importante. Questo è l'impatto per la prima volta quando c'è molto dolore e il corpo non è abituato. Io sono abituato ormai, posso digitarlo anche con questa alla punta che c'è qua, vedete, è molto appuntito, ve lo faccio vedere, vedete, molto appuntito. E io sopra questo bastone potrei stare, vedete, metto più sotto per vedere meglio, vedete, io a cavallo sotto il ginocchio e sto sopra il bastone con il peso in equilibrio. Se c'è dolore va via il dolore, vedete, non so se riuscite a vedere il bastone sotto il ginocchio, vedete, e questo bastone fa da digital pressione, come se io ci dovrei avere il dito a pressare o il gomito o qualsiasi altra cosa, addirittura potete mettervi con la faccia in giù, se non avete il bastone far salire i piedi di vostra moglie o di vostro marito sopra la parte dolorante, nelle spalle, nelle braccia, nelle cosce, nei piedi, nei polpacci, ovunque volete, vedete, potete far salire una persona sempre per la prima volta all'impatto, non rischiate molto. Fate mettere il piede piano piano e dicendogli: sente dolore? Sì, forte. E allora diminuite il peso. Non sopraccaricate tutto il peso vostro tutta una volta come se salite sopra un gradino. Attenzione, ogni cosa va fatta con la massima accuratezza, con la massima attenzione, perché le prime volte il corpo si trova debole e non può resistere al peso di una persona sopra, perché le ossa sono indebolite con l'infiaccamento che la persona ha modo abbandonato il suo corpo alla deriva. In che senso? Nel senso che non ha fatto né ginnastica, ne ha camminato molto, ne ha fatto sport, ne ha nuotato in mare quando c'è l'estate, ne ha fatto qualsiasi cammino di regolarità come sport,
No, ha abbandonato il suo corpo a se stesso, alla morte. Ecco perché il corpo muore, decade. Ecco perché il corpo decade alla distruzione di se stesso. Ecco perché l'uomo invecchia, ecco perché la donna invecchia prima dei suoi giorni, perché ha abbandonato il suo corpo a se stesso, alla morte. Oggi si è scoperto, diciamo si è scoperto, è da molto tempo che si è scoperto questa evoluzione, che chi mantiene il corpo allenato lo mantiene alla forza, alla resistenza, alla giovinezza e a tutto. Oggi come oggi lo sport è vita, oggi come oggi tutto quello che è ginnastica è vita, oggi come oggi la digital pressione è vita. Cos'è la digital pressione? Digitando nei punti, ecco, a volte digitando anche qui, nei sonni, lato destro e lato sinistro, avviene la cura del mal di testa. Digitando così, a girare, vedete, e poi c'è il terzo occhio, alla radice del naso, che avvengono cose che voi magari in secondo tempo potrete capire, adesso non potrete capire, perché si liberano cose che prima non si vedevano, né con la mente e né con gli occhi. Ecco perché vi dico, il nostro corpo è una fonte divina, divina perché Dio ci ha creato come Lui, a sua immagine, e siamo noi che lo trascuriamo, siamo noi che andiamo alla deriva, siamo noi che perdiamo la vista, siamo noi che perdiamo la forza, siamo noi che perdiamo la memoria. Perché si perde la memoria? Perché non facciamo quello che dobbiamo di mantenere la nostra mente attiva. Con che cosa? Con esercizi mentali, esercizi di evoluzione, esercizi che mantengono tutti gli enzimi del cervello in esecuzione. Mantenendo questi enzimi, queste cellule del cervello sempre in esecuzione, avviene la nuova vita nel cervello, perché le cellule si auto ringiovaniscono, le cellule diventano sempre più forti, più potenti e hanno più memoria. Ecco, fin qui e ci siamo. Ora volevo presentare ancora che cosa? Lo schienale che ho presentato ultimamente, vedete, questo è il terzo passaggio, primo, secondo e terzo. Quando uno inizia, deve iniziare dal primo passaggio, vedete, questo è il primo passaggio, ve lo metto qua così lo vedete. Questa sbarra deve andare qua nel primo passaggio, che così la curva diventa più piccola e la schiena non rischia niente. Poi quando la schiena comincia già a drizzarsi e non sente molto dolore, si passa al secondo passaggio. Quando dopo giorni che la schiena va bene, si passa al terzo passaggio, che sarebbe questo, l'ultimo passaggio. Io con questo ho addrizzato la mia schiena, ho guarito il male che avevo alla cervicale, ho guarito il male che avevo in una costola che mi faceva male sia davanti che anche dietro, e ho guarito anche nel braccio, che i miei bracci stavano perdendo forza, i muscoli si erano indeboliti, e con questo schienale e con le digital pressione e con questo passaggio che vi ho mostrato altre volte, questo è lo schienale che ho costruito io con dei bastoncini, vedete, e la rete.
sono bastoncini tagliati tutti a misura, io li ho tagliati a 2 centimetri, voi li potete tagliare anche 1 centimetro, mezzo, quello che volete, e li ho incollati con il silicone, sopra ci ho messo un poco di silicone per non avere contatto diretto con il legno, ve l'ho fatto vedere altre volte e adesso lo presentiamo all'opera, sia il schienale grande che il schienale piccolo, perché questi schienali hanno avuto successo su di me, perché non è che adopero solo questo, io adopero principalmente l'amore e la grazia di Dio. Prima prego, il Signore mi illumina, mi aiuta e mi sostiene, perché è vano adoperare questi aggeggi per avere la salute se non c'è prima la preghiera. E vogliamo pregare prima che iniziamo questo travaglio di presentazione di questo 2 schienali e i bastoni e anche il materasso che è elettrico, che dà stimolazione, ci sono delle palline che stimolano in tutte le parti del corpo. Io ogni giorno mi faccio il massaggio, 15 minuti di massaggio elettronico. È un materasso che manda calore e anche manda delle vibrazioni, ci sono delle palline nel materasso, una vicino all'altro, che mandano vibrazione, come se coricato in questo materassino per 15 minuti vi trovassi sopra una moto o sopra un carro vibrazione oppure sopra un aereo quando l'aereo è in agitazione che vibra, vedete? Queste sono le vibrazioni che vi scuotono tutto il corpo, tutti i vostri muscoli vengono rimiscelati. Che come? Sì, tutti gli ormoni, i muscoli travagliano in un insieme come in uno scatto di spavento. Vedete, a volte a che manda quello scarico, a che sentite quella vibrazione, a che il vostro cervello assimila quello scatto. Quello è uno scatto psicologico che non appena il cervello lo assimila, da negativo lo passa positivo, perché già il comando è conosciuto dal nostro corpo, dalla nostra mente, dal nostro inconscio e lo passa positivo. E come infatti ne ho avuto agevolazione, la mia schiena è guarita completamente, le mie braccia sono guarite completamente, sono tutti un travaglio di una possibilità di tranquillità e soprattutto perché? Perché ho pregato e prego. E vogliamo pregare anche noi adesso, prima che incominciamo, venitemi dietro nella preghiera. Vi faccio presente che nella preghiera io porto tutto ai piedi di Gesù. Come si fa? Immagino ai piedi di Gesù davanti a me, o ad occhi chiusi o ad occhi aperti, e butto tutto il materiale che non va ai piedi di Gesù. Perché ai piedi di Gesù? Perché tutto ciò che buttiamo ai piedi di Gesù, Gesù lo prende, lo raccoglie e lo porta direttamente al nostro Padre Celeste, dove nostro Padre Celeste lo riassume, lo guarisce, addirittura quando qualcosa che non va lo ricambia a nuovo e ci mette degli organi nuovi. Perché organi nuovi? Perché ci ama e ci vuole rinnovare giorno dopo giorno. Quando noi chiediamo a Dio di rinnovarci, Lui ci rinnova. Come vedete i cambiamenti che sto facendo nel viso, nel corpo, nell'anima, nello spirito, nelle braccia, nelle spalle. Perché io chiedo ringiovanimento,
anche nei capelli, come vedete anche i capelli stanno riaffiorando, non so se lo vedete, li ho tagliati così corti che con la luce neanche si vedono, ma mi avvicino ancora di più per farvi notare. Vedete, ci sono già alcuni capelli neri che stanno affiorando, ve li metto così da vicino, stanno affiorando e presto saranno una chioma, come quando avevo 20 anni. Questa è una promessa che mi ha fatto il Signore. Io ci credo, chi non ci crede poco mi interessa, ma so che se il Signore ha fatto dei miracoli in me fino adesso, ne farà ancora maggiori di quelli che mi ha fatto. E questo che io ho fede sopraggiungerà quel miracolo che sto chiedendo. E sto chiedendo anche dei miracoli per te, sì, per te che stai guardando questo video, per te che sei all'oscuro della fede di Dio, per te che non credi che c'è ed esiste un Dio così grande che fa miracoli a chi glieli chiede. Se tu non hai creduto, oggi sicuramente crederai, non perché ti sforzo io, ma perché stai vedendo la realtà. Vai a vedere i vecchi video che avevo prima e mi vedi senza capelli, come quelli di prima mi vedevi coi capelli neri da giovane. Ecco il cambiamento, ecco l'evoluzione dello spirito, ecco l'evoluzione del cambiamento della mia personalità, ecco l'evoluzione del cambiamento dei miei figli, della mia famiglia, anche che nessuno è ancora convertito a Gesù. Ma il Signore mi ha promesso che per rispetto mio, delle mie preghiere, anche loro saranno agevolati, ma non salvati, semmai daranno il cuore a Gesù. Ma loro stanno vedendo già le mie testimonianze, loro presto si convertiranno da soli perché vedono. Vedono con i loro occhi i miei cambiamenti, vedono la realtà di ciò che Dio fa per me, per la mia casa e per loro. Bene, adesso preghiamo. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome di Cristo Gesù veniamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù per portare tutti i nostri problemi, le nostre malattie, e li buttiamo ai piedi di Gesù, anche quelli interni entriamo per la bocca, entriamo nell'interno fino all'origine dove c'è il malanno, la malattia, la afferriamo con la mano e la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù. Qualsiasi cosa, tumore, sciatica, mal di reni, mal della schiena, qualsiasi cosa che ci assilla, che ci fa male, la tiriamo e la buttiamo ai piedi di Gesù. Dovete tutti voi essere in questa stimolazione, prendere il male mentre pregate con le vostre mani, sentirli nella vostra mano e buttandolo ai piedi di Gesù. Padre Santo, dona forza a tutti coloro che stanno iniziando a venire a te per una guarigione, per la loro salute. Padre, ti chiedo di benedirli, aiutarli, sostenerli. Fai che possano anche loro iniziare a comprendere
come pregarti, come lodarti con tutto il cuore. Padre, in questo momento, davanti ai piedi del tuo figliolo, ti chiediamo di benedire tutta l'umanità. Padre, benedici ancora tutti i bambini, benedici tutte le vedove, benedici tutti gli anziani, benedici tutti gli ammalati del tuo popolo, benedici ancora quelli che sono in coma, Padre, fai che possano svegliarsi dal coma e ritornare nella realtà. Aiutali, sostienili e portali avanti. Grazie, Padre, ancora per questo, Signore, benedici me, Padre, benedici la mia casa, la mia famiglia, i miei amici, tutti coloro che sono ancora vicino, in contatto con me. Grazie, Padre, ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cari della grazia. Come avete visto, abbiamo pregato e questa è la preghiera che il Signore accetta con tutto il cuore e con tutta l'anima, perché mentre preghiamo noi siamo davanti al suo cospetto, davanti ai piedi di Gesù, davanti alla sua presenza, davanti al Tempio Santo. Ecco perché bisogna pregare così, per avere misericordia. A volte qualcuno mi dice: Angelo, ma io ho tanto pregato ma non ho mai avuto nessun aiuto. Ecco perché adesso comprendi che avrai aiuto se pregherai in questo modo, perché mentre tu stai pregando stai visualizzando il tuo male, se sia nel cervello, che se sia vicino al cuore, che se sia anche vicino ai polmoni, che se sia nello stomaco, che se sia nelle gambe, che se sia nelle ginocchia, nelle gambe, ovunque sei con il dolore, dolorante, il tuo problema, tu stai visualizzando il tuo male, lo stai prendendo con la tua mano e lo stai estirpando. Tu vedi che prendi il male, lo estirpi con la mente e lo butti ai piedi di Gesù. Immagina i piedi di Gesù, lo stai tu stai neutralizzando il tuo male, sia che sia all'interno che all'esterno di te. Ti sei già separato dal tuo male da solo, da sola. Hai capito? Il Signore, con la sua benedizione, cambia i tuoi organi, cambia tutto ciò che hai bisogno di cambiato, rigenera i tessuti, rigenera la tua mente, rigenera il tuo corpo con la preghiera che hai fatto, e lui ti illumina il tuo cammino. Questa è la preghiera benedetta da Dio e da Gesù. Bene, adesso ritorniamo al nostro esercizio schienale. Abbasso il quadro, distacco la sedia, metto il cuscino, cominciamo con lo schienale. Io lo uso alto perché già ormai sono abituato, è inutile che perdiamo tempo. Questa è una spugna che è in dotazione con lo schienale, che serve per la colonna vertebrale, che non abbia questi pizzi. Vedete, qui ci sono dei pizzi di 3 mm quasi, vedete? Questi pizzi fanno la digital pressione nei nostri muscoli, nelle nostre spalle, in qualunque punto che noi ci mettiamo sopra. È come il bastone è più grosso, questi sono più piccoli, ma questi sono più tanti, uno vicino all'altro, e fanno la stessa cosa. Lo mettiamo qui, vediamo se si vede, ecco. Si vede? No.
Ecco. Io mi corico così e mi corico sopra questo schienale. Come vedete, mentre mi corico, le mie costole sproccheranno. Vedete? Vedete? Questo è il sistema di guarigione delle spalle, delle braccia e di tutto ciò che abbiamo bisogno. Ecco. Vi presento ancora che quando vi appoggiate in questo schienale dovete schiacciare con tutta la vostra forza. Dipende dal dolore che avete. Se avete dolore forte, schiacciate di meno, finché il dolore, dopo 4 secondi, scompare, diminuisce. E quando vedete che il dolore va diminuendo, voi schiacciate di più. In qualunque parte del corpo, nelle braccia, nelle spalle, dappertutto, nella nuca, nella cervicale, ovunque avete dei dolori, schiacciate sempre più forte. Se potete resistere il dolore, più schiacciate, prima guarite. Questo è il mio suggerimento. Più si schiaccia, più prima guarisce la persona. Se poi la persona non vuole soffrire per questi dolori che avverte mentre schiaccia, tenetevi la vostra malattia, che vi porterà alla morte. Scusate che vi dico queste cose. Allora, il corpo si deve tenere sotto martello. Il corpo si deve tenere ogni giorno martellato con qualsiasi mezzo. Io lo martello con qualsiasi mezzo. Addirittura certa volta accendo il motopico per la vibrazione delle braccia, lo accendo e lo tengo mentre vibra, perché fa vibrare tutte le braccia, la schiena, le spalle, il cervello, tutto il nostro corpo. Vi ho insegnato anche questo metodo. A volte prendete il motopico, se ne avete qualcuno, lo accendete e vi mettete a spaccare le pietre fuori, dove volete. Se non avete lavoro, spaccate le pietre fuori e comprendete cosa vuol dire lavoro, depressione, in vibrazione, in digitale pressione. Ecco, adesso abbasso di nuovo il, così ci vediamo. Ecco, ci vediamo. Lo metto su questo lato destro, ecco, e mentre sono così io alzo il braccio, vedete, poi alzo anche l'altra mano, vedete, lo alzo così, 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 vedete, e giro, e giro, 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 vedete, giro, giro, tutte e due le mani. Perché? Perché mentre le mani girano così, le costole lavorano sopra quelle punte che vi ho fatto vedere dello schienale e guariscono da qualsiasi male. Vedete? E quando siete in questa situazione, se c'è qualcuno che vi aiuta, vi dovete far legare i polsi delle mani con dei pesi, perché
piano piano queste mani scendono da solo, se non li potete abbassare, vedete? Se non li potete abbassare è perché siete ingrossati, ci sono dei muscoli che sono bloccati, queste braccia devono arrivare per terra, devono toccare per terra, se non toccano per terra c'è qualcosa che non va, capite? Avete capito? Le braccia devono arrivare per terra. Per fare questo c'è bisogno di un'altra persona che vi aiuta o vi lega dei pesi nelle mani che con il peso scendono o la persona vi va abbassando le braccia piano piano senza sforzarvi, con l'ordine vostro dicendo puoi abbassare un pochettino e stando fermo in quella situazione il muscolo si stira, dopo 4 secondi il cuore pompa il sangue in quel muscolo e quel muscolo si stira fino a che arriva all'origine quando eravate giovane, avete capito? Tutti i muscoli vengono in travaglio, tutti i muscoli vengono addirittura guariti e portati all'esistenza di una volta, alla creazione che il Signore vi ha fatto nascere nel grembo di vostra madre. Dicendovi questo è perché tornate indietro nel tempo quando eravate in salute perfetta che siete nati. Ora non mi voglio subito boom, portarvi dentro il grembo materno, ma piano piano vi ci porterò con la regressione del tempo. Piano piano io vi ci porterò a farvi sentire dentro il grembo di vostra madre. Sì, a te. A te che tu non credi. A te che tu insisti a dire è possibile. Sì, con la regressione d'età è possibile. Ma questo lo faremo piano piano. Lo faremo filmato dopo filmato, traendone il beneficio di una confidenza tra te, me e Dio e Gesù. Capite? Quando la persona prende confidenza, prende stimolo, prende coraggio, prende tutto per buono, tutto per fede e dice amen. Alleluia, gloria a te Dio, Padre onnipotente. Vedete, lo assimila come padre. Questo è il motto di questo pomeriggio, di questo primo giorno dell'anno. Io ho aspettato questo primo giorno dell'anno per darvi questo indizio, questo beneficio a tutto il mondo intero. Quest'anno ve lo prometto, nell'amore e nella grazia di Dio e di Gesù, che vi porterò in regressione dentro il grembo di vostra madre, con la spiritualità. E vi farò sentire anche i battiti del cuore di vostra madre. Credi a questo e ne sarai fiero. Ora adopereremo ancora quest'altro schienale sull'altro lato e vi faccio vedere, perché bisogna martellarlo tutta la schiena, sia le spalle, le braccia, anche i reni,
tutto, addirittura anche il bacino, sedendosi sopra questo schienale. Perché? Sedendosi sopra questo schienale il bacino diventa più forte, e quando uno si siede nelle sedie rigide, dure, non ha bisogno del materassino, perché il sedere ce l'ha duro come le pietre. Addirittura, perché uso le palline sotto i piedi per il massaggio sotto nel cavo del piede, perché quando cammino scalzo posso camminare sopra le pietre senza sentire dolore. Ecco perché il corpo bisogna martellarlo, perché più lo martelli il corpo, più il corpo diventa sano e perfetto. Ecco, adesso abbasso di nuovo. Adesso sono nell'altro lato.